Salve a tutti e ben ritrovati, sono Michele Cammisa e oggi vorrei illustrarvi il secondo metodo per costruire delle molle flessibili in assieme. Nella prima sessione abbiamo visto come realizzare questo tipo di molla partendo però da un modello parametrico, nella fattispecie un modello parametrico costruito grazie a una libreria Hingeworks. In questa sessione invece vorrei farvi vedere come costruire direttamente il nostro modellino di molla in modo tale che abbia già i requisiti per essere funzionale e quindi adattarsi automaticamente alla nuova configurazione assunta. Quindi cancelliamo il componente preesistente e creiamone uno nuovo. Sostanzialmente andremo a creare uno schizzo per definire la lunghezza lo sviluppo della molla in verticale. Poi uno schizzo invece per definire la sezione della nostra molla, quindi un cerchio di diametro 2 mm che posizioneremo in modo tale da avere un controllo sul diametro, quindi supponiamo 10 mm. Per una correttezza dal punto di vista di layout dello schizzo lo posizioniamo sull'orizzontale rispetto all'origine. Bene. Passiamo alla nostra estrusione e assegniamo il nostro profilo e il nostro percorso. Ora, il sistema chiaramente naturalmente non porta a dare una soluzione valida, pertanto dovremo variare nelle opzioni e scegliere la torsione lungo il percorso. Al posto dei gradi scegliamo i giri e scegliamo per esempio 5 spire, un avvolgimento di 5 spire. Chiudiamo lo sweep e modelliamo anche diciamo, le spire di raccordo finale. Si può prendere un piano un piano di simmetria chiaramente e convertire le sezioni terminali delle spire già disegnate e poi, grazie a una linea di simmetria, passare all'estrusione in rivoluzione impostiamo a 360 gradi e con risultato unito, per cui rendiamo monolitico. A questo punto sarebbe opportuno effettuare la molatura e ancora una volta ci mettiamo sulla sezione diametrale e costruiamo uno schizzo però avendo in riferimento le spire e il percorso. Costruiamo un rettangolo che sia tangente al nostro cerchio e collineare con il bordo esterno. Per evitare di ricostruirlo e reimpostare le relazioni, possiamo effettuare una specchiatura rispetto al punto mediano della linea di sviluppo. Specchiamo l'entità e a questo punto con un taglio estruso che scegliamo piano intermedio, pertanto bidirezionale, possiamo operare sicuri che anche una variazione non molto importante rimanga comunque all'interno dei parametri di taglio. Nascondiamo il nostro schizzo e rientriamo in assieme, però prima salviamo il nostro documento che chiameremo molla flessibile e rientriamo in assieme. Quindi inseriamo il componente, dal Property Manager scegliamo la nostra molla flessibile e andiamo a vedere la posizione del nostro schizzo sostanzialmente. Quindi andremo a posizionare per prima cosa il nostro piatto di appoggio con la spira molata. Successivamente possiamo dare un vincolo di concentricità, lo riprendo perché mi ha preso il vincolo di coincidenza e quindi lo riassegno concentrico e a questo punto definire la posizione dell'ultima spira tramite il punto terminale del nostro schizzo. Quindi andare a modificare questo schizzo, ci mettiamo sulla normale per avere una maggiore visibilità, sostanzialmente lo andiamo a impostare coincidente con il bordo della nostra vite.
usciamo fuori dalla modifica, perfetto, e a questo punto, modificando la posizione della nostra vite, quindi assegnando una rotazione e poi ricostruendo col CTRL Q, la nostra molla si riadegua automaticamente. Io spero che questo esempio sia stato comunque utile, e vi ricordo però che questa relazione è comunque una relazione di contestualità, per cui alla fine della modellazione sarà comunque opportuno sospenderla o bloccarla per non appesantire l'assieme. Vi ringrazio come al solito, e sperando di avervi dato qualche informazione utile, vi aspetto alla prossima. A presto!